adesso la parola Ina Di Mingini, che è assessore. Gingini. Ricordo sia a Ina che a Giovanna, domattina c'è un dibattito più aperto, quindi vi chiediamo 2 o 3 minuti di saluto per lo spostare il dibattito, grazie. Vieni Ina. No, lasciala lì. In quel periodo il posto, non metto lì. Buonasera a tutti, io porto i saluti dell'amministrazione comunale. Buonasera a tutti, porto i saluti del sindaco, porto i saluti dell'attuale amministrazione comunale. E il mio pubblico ringraziamento per questa occasione che mi viene anche concessa su una tematica che è diventata molto urgente e fondamentale per la gestione e anche per il futuro della nostra città. A Livorno ed entro subito nel vivo, perché credo che l'elemento concreto sia quello che poi ci debba consentire a noi tutti di lavorare in sinergia per ottenere il più possibile risultati. Si è raggiunto il record italiano degli sfratti, quindi se a livello nazionale contiamo addirittura in media uno sfratto ogni 70 famiglie, in città il dato è aumentato notevolmente. Abbiamo bisogno, e non mi vergogno a dirlo, abbiamo veramente bisogno dell'intervento del governo, al di là di quelli che sono i partiti, al di là di quelli che sono i colori. Io credo che sia giunto il momento di guardare seriamente e veramente alla persona. E quindi non mi resta che ribadire con forza come la casa sia un diritto essenziale alla persona, e tale deve rimanere. Un elemento fondamentale, non si parla tanto di quella che è la tranquillità, la serenità di vivere nelle proprie mura e nelle proprie abitazioni. Ed efficaci politiche, diciamo, per l'abitare diventano elemento essenziale dal quale non si può scappare. Io in questo momento, diciamo, faccio da portavoce dei cittadini, sono anch'io cittadina, abbiamo bisogno di un intervento sicuramente decisivo e che favorisca una graduazione degli sfratti, perché sono sempre più numerose le famiglie che dall'oggi al domani, vuoi la crisi occupazionale, vuoi motivi differenti, si trovano a non poter più neanche attendere quei 2 mesi per i quali anche le amministrazioni locali si impegnano, anche seguendo il percorso della commissione territoriale, la legge regionale 75 del 2012, e per questo ringrazio il nome Quilini, ha avuto un importante e sta continuando ad avere un importante ruolo in questo. Abbiamo bisogno, Vice Ministro, e la ringrazio per la presenza, veramente sono onorata. Abbiamo bisogno di intervenire urgentemente su quello che è il blocco degli sfratti per finita locazione. La categoria della finita locazione, se ci adagiamo su quella che è la scadenza al 28 giugno, la mini proroga, perché in un primo momento non era neanche consentita, direi che non si può andare avanti, regge fino al 28 giugno, ma poi si ricade nella crisi e soprattutto si ricade anche nell'assenza di speranza. Abbiamo necessità di aumentare la consistenza del fondo antisfratti per quella che è la morosità incolpevole. Abbiamo la necessità anche di un intervento efficace e concreto sul finanziamento vero e concreto, ma intendo finanziamento come percorso strategico che valorizzi l'edilizia residenziale pubblica. E per fare questo non solo ci vuole impegno ovviamente deontologico, professionale, ma anche impegno economico e finanziario, e a Livorno questo impegno sta avvenendo sempre meno, se non addirittura ancora molto molto escluso. Abbiamo la necessità di intervenire ovviamente anche sull'edilizia residenziale in autorecupero e su quello che poi sarà anche il nuovo percorso dell'housing sociale. Io quindi, Vice Ministro, potrei formularle un ingente importo, come lei può capire, che la città di Livorno necessita per poter andare avanti.
mi limito a manifestare il nostro costante impegno perché questa giunta, questa amministrazione vuole fare, però per poterlo fare deve avere anche gli strumenti. E quindi in un momento in cui si parla tanto di diritto alla casa, credo sia giusto questo impegno formalizzarlo. Soffro insieme ai cittadini, piango, ormai non dormo perché la situazione è quella che è. Però mai mollare, e per questo ringrazio l'Unione in piedi, questa giunta mai mollerà, però quella che è la burocrazia anche di contorno, soltanto rispetto, deve diventare una burocrazia di qualità, deve andare di pari passo con l'intento e con la volontà di un'amministrazione che capisce che la città è essenziale, vitale, deve rimanerlo. Non posso dire moltissime parole, ho insomma un tempo limitato, però io credo che ecco, il tempo del fare sia giunto e adesso siamo veramente al momento decisivo. Questo è il premio, se non partiamo tutti insieme credo si possa fare buono. La ringrazio moltissimo, grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspettate un saluto del sindaco di Livorno, da Giovanna Cepparello, che è presidente del consiglio comunale di Livorno, che parla anche da lì perché... Sì, tanto veramente un saluto brevissimo, semplicemente per testimoniare che proprio da consigliere effettivamente ogni giorno noi riceviamo moltissime persone che vengono a rappresentare i problemi legati alla questione abitativa, persone che stanno affrontando lo strato di comunità incolpevole. Sono sempre di più perché effettivamente Livorno è attanagliato dalla crisi. Il Consiglio Comunale, nella, ovviamente nel rispetto delle posizioni più variegate, però ha manifestato fin dall'inizio una grande attenzione alla questione abitativa e tant'è vero che ci siamo presi l'impegno, il consigliere Candido lo può confermare, di aggiornare insomma, la questione sia sui piani di recupero sia sull'emergenza abitativa ogni 6 mesi. Quindi noi ogni 6 mesi di fatto abbiamo preso l'impegno con la cittadinanza di fare un consiglio comunale dedicato alle questioni appunto abitative. Non, purtroppo non è che questo risolve i problemi, però se non altro l'attenzione dell'assemblea cittadina è assolutamente allertata e questo credo sia un segnale magari di ascolto importante per i cittadini. Quindi ringrazio perché questa è un'occasione di confronto importante. Grazie mille. Buonasera.